Sull'onda di quello che è stato il documento programmatico presentato ormai un anno fa, il PNRR, verranno descritti quelli che sono la grande innovazione di sistema del piano stesso, i grandi investimenti sia in ambito tecnologico, in ambito logistico e le opportunità che ci aspettano per il prossimo triennio. Quali sono le difficoltà maggiori? Probabilmente anche metterla in campo tutta questa quantità di risorse. Assolutamente. Le grandi difficoltà sono da un lato mettere a terra risorse così importanti, dall'altra si tratta di una vera e propria riforma sanitaria e quindi sarà fondamentale il cambiamento culturale che dovrà caratterizzare tutti i professionisti. I liguri chiedono sempre maggiore attenzione verso la sanità, soprattutto dopo la pandemia. Avete lanciato il piano Restart. A che punto siamo anche di questo piano? La speranza di poter azzerare quelle attese che si sono in qualche modo accatastate dopo il Covid. Ma il piano Restart dopo i primi tre mesi, l'ultimo trimestre del 21, è diventato strutturale per tutto il 2022. Cosa vuol dire? Che le risorse che abbiamo investito nell'ultimo trimestre ormai sono, diciamo, nel budget delle aziende. Cosa vuol dire? Che ci aspettiamo che la risposta che è stata data nell'ultimo trimestre venga proiettata anche nel corso del 22.